Dopo i roghi di domenica scorsa nel quartiere di Picanello e in altre aree della provincia di Catania, Enrico Buceti, consigliere della municipalità di Cibali Trappetto Nord San Giovanni Galermo, punta il dito diffondendo uno schema sintetico delle zone a rischio nella quarta circoscrizione, viale Benedetto Croce, via Sebastiano Catania, via Ala, via Sabato Martelli Castaldi, via Vigne Nuove, via Ballo, via degli Ulivi, via dei Piccioni e molti altri siti invasi dalle sterpaglie. In questi casi la parola d'ordine è tempestività perché, spiega Buceti, se esistono i piani di intervento ma poi non ci sono le attrezzature per metterli in atto, allora c'è qualcuno che deve farsi carico di questi ritardi e dei disservizi inaccettabili. Sono decine i luoghi a forte rischio e molto vicini a scuole, chiese, parchi o piazze, siti caratterizzati anche dalla presenza di discariche abusive, pattumiere a cielo aperto, piene di materiali infiammabili come in via degli Ulivi o nei pressi di via Santa Rosa da Lima. Servono operai, trattori e decespugliatori, uomini e mezzi, conclude Buceti, che finora non si sono mai visti.